caffè virtuale stamani lo prendiamo con la dottoressa Elisa Marcheselli, poi come dico a tutti i miei ospiti, il caffè vero vi aspetta in redazione. Allora, per questa puntata di Coffee Time, Elisa, io volevo fare un attimo un ragionamento più da mamma che da giornalista sui fatti, immaginerai, insomma, della bambina di 11 anni che è stata aggredita, non sui fatti di cronaca che ovviamente avranno il loro percorso. La mia prima domanda, Elisa, è questa: ma chi sono i bulli oggi? Questa è una domanda che continuamente viene posta a noi esperti e soprattutto anche su che cosa spinge un ragazzo a diventare un bullo. Ci sono risposte che devono prendere in considerazione tanti elementi, tra cui l'aspetto educativo della famiglia, quindi gli stili educativi genitoriali, l'ambiente sociale dove il ragazzo e la ragazza crescono e anche la frequentazione del gruppo dei pari dei coetanei, perché sappiamo molto bene che in periodo adolescenziale il gruppo dei pari è fondamentale per la costruzione della propria identità. Naturalmente chi esprime un comportamento fuori dalla norma, quindi andando su un comportamento deviante, che sia aggressività, che siano comportamenti criminali, vandalici, che siano comportamenti comunque irrispettosi verso l'altro, sicuramente è qualcuno che ha un problema da risolvere. Un problema da risolvere che però non necessariamente si presenta in quel preciso istante, ma sicuramente ci sono dei segni, dei segnali anticipatori. Quindi è importante che le famiglie inizino a osservare i propri ragazzi, che sappiano che comunque anche la società attuale purtroppo dà dei messaggi che possono essere ambivalenti, interpretati in maniera sbagliata dai giovani menti dei nostri figli e figlie. Quindi è un compito importante da parte di noi genitori osservare i segni preliminari di un comportamento sbagliato per fare una vera prevenzione. Quali sono, Elisa? Ma in maniera molto, spiegaceli in maniera molto brutale, scusa se uso questo termine, ma senza andare troppo nel tecnicismo, così chi ci ascolta, qualche genitore, magari lo riesce a comprendere un po' meglio. I bulli praticamente sono dei ragazzi che perpetuano dei comportamenti aggressivi, dei comportamenti violenti, dei comportamenti di presa in giro, di mancanza di tolleranza verso altre persone, quindi il soggetto altro è in questo caso la vittima. Il bullo si differenzia dal cyberbullo proprio perché attua una perpetua dei comportamenti discriminatori, violenti, aggressivi per mezzo della presenza fisica oppure attraverso quello che viene definito dagli esperti bullismo indiretto, quindi con esclusione sociale, con denigrazione, con prese in giro. E diciamo sempre, sottolineiamo sempre che il cyberbullismo è molto più pericoloso del bullismo nelle sue conseguenze, perché il cyberbullo può perseguitare la vittima 24 ore su 24 senza interruzioni, e quindi il web sappiamo che è un amplificatore di comunicazione e di comportamenti e di condotte che possono poi essere purtroppo anche emulate da altri ragazzi. I segnali di riconoscimento, bisogna ricordarci sempre che ci sono, è possibile individuare dei comportamenti sonda che possono in qualche modo far riflettere che ci sia un comportamento da correggere nei nostri figli. L'invito è quello di non vergognarsi di ammettere che ci possono essere delle difficoltà da risolvere, perché è solo quello il modo che possiamo aiutare a salvaguardare una crescita sicura dei giovani di oggi. Oggi parliamo molto di disagio giovanile, di emergenza giovanile, proprio perché la società è in crisi proprio nel sostenere i bisogni e le necessità dei giovani attuali. La paura più diffusa tra i nostri giovani della fascia 14-18 anni è il sentimento di solitudine, quindi questo ci deve far molto riflettere. Personalmente nella pratica mi trovo sempre più a parlare con ragazzi che chiedono aiuto, che sono consapevoli, ma che a volte ci sono famiglie alle spalle che hanno difficoltà a comprendere le problematiche e il disagio di quel momento del proprio giovane. Quindi bisogna un attimo fermarsi e questi fatti di cronaca che sono sempre drammatici e soprattutto ci devono mettere di fronte a una responsabilità diffusa che qualcosa non sta funzionando, che stiamo sbagliando. E quindi all'interno, insomma, delle proprie riflessioni cerchiamo veramente di iniziare ad osservare esattamente ciò che abbiamo di fronte senza trovare scuse e non prendersi responsabilità delle proprie competenze educative che riguardano noi adulti.
Hai usato un termine che a me colpisce molto, Elisa, solitudine, perché credo che oggi i nostri ragazzi, ma io mi ci metto anch'io, come genitore, io ho una mamma, quindi una nonna, una fortuna enorme avere una persona di famiglia che segue i ragazzi, ma comunque sia rimane una nonna e ovviamente non può avere lo stesso ruolo di una mamma o di un babbo. Ecco. Come si fa però a sostenere le famiglie che non hanno questi ammortizzatori sociali, perché io li chiamo così, i nonni in tutti i sensi, sia economici che anche di gestione familiare? Ci vogliono degli strumenti, cioè la politica, ora non è che ti voglio mettere in bocca cose appunto di appartenenza politica, ma la politica in senso amministrativo, quindi non politico, di appartenenza a un partito, ha una enorme responsabilità da questo punto di vista, secondo me, perché deve trovare gli strumenti assieme alle famiglie, alle associazioni, ai professionisti, proprio per sostenere le famiglie, ma in senso concreto, cioè non con gli incontri pur parler, ma con gli strumenti veri, seri, importanti di sostegno alla genitorialità, dove questa problematica c'è e esiste, ma secondo me esiste anche per coloro che oggi non esiste, cioè mi sono un po' incartata per dire che se oggi io il problema non ce l'ho, ma ce lo potrei avere domani perché cambiano le mie condizioni familiari. E poi con questo chiudo perché siamo arrivati alla fine della pausa caffè. Prego, Elisa. Questa Greta è una bella domanda, ma sicuramente è centrata perché la responsabilità delle istituzioni è proprio la prima forma di azione diretta verso il contrasto a quello che è un tema così importante, ma anche così difficile da affrontare, che è la violenza alla fine. Ti parlo e vi parlo per quello che è la mia esperienza personale. Io ho la fortuna di lavorare nel territorio con delle realtà molto positive. Ci sono molte scuole che sono veramente sensibili, con all'interno docenti, dirigenti che sono altamente formati e preparati in merito a quello che sono state anche le linee guida del Ministero dell'Istruzione, ad applicare sia protocolli d'intesa sia azioni mirate per salvaguardare i nostri giovani. Un'informazione importante, ad esempio, il Ministero dell'Istruzione col Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha proprio messo anche a disposizione delle risorse per agevolare il benessere psicologico dei ragazzi nelle scuole. Quindi io vi dico, non perdete la speranza, perché ci sono molte azioni che vengono fatte all'interno di quello che è l'agenzia educativa, forse principale, Certo, che deve dopo la salvaguardare. famiglia sicuramente, insomma, certo. Esatto, dopo la famiglia abbiamo la scuola, e le scuole sono oggi preparate e informate nel come devono essere gestite le situazioni. Gli esperti, i miei colleghi, noi professionisti siamo in prima linea, perché sono temi sicuramente che ci riguardano da vicino nella nostra quotidianità, per chi lavora nell'ambito della salute mentale. Però nel caso in cui le famiglie abbiano delle difficoltà, perché appunto non ci sono risorse interne nel poter aiutare i disagi dei loro figli, ricordatevi che ci sono associazioni nel territorio, si possono creare reti territoriali per aiutare i soggetti in difficoltà. Quindi non ci tiriamo mai indietro, perché quando vogliamo trovare delle soluzioni, io dico sempre, ci sono, basta andare a cercarle. I primi che devono parlare, sappiamo bene che sono i nostri figli, ma i primi a doverli ascoltare siamo noi genitori adulti. Quindi comunicate con noi esperti, perché siamo in grado di trovare soluzioni per non cadere in situazioni drammatiche come queste che ancora ad oggi purtroppo accadono. È davvero finita la pausa caffè, ahimè, Elisa. Solo una domanda secca: quanta percentuale hai riscontrato nei casi che hai seguito di questa solitudine? Su 10, quanti ragazzi erano soli e quante famiglie erano sole che hanno avuto poi il problema? Essendo esperta di questo fenomeno, ahimè, io ho una percentuale molto alta, quindi su 10, 9 mi contattano per questioni di questo genere. E rispecchia un attimo la percentuale a livello nazionale, siamo comunque con un aumento del 10%, quindi un ragazzo su due è vittima di bullismo e cyberbullismo. Questi purtroppo sono i dati allarmanti. Quindi cerchiamo sempre di rendersi conto che se ne parla proprio perché ci sono epiloghi drammatici. E dobbiamo sicuramente anche con questi spazi poter fare prevenzione e informare.
Grazie alla dottoressa Elisa Marcheselli, sicuramente Grazie la ridisturberemo perché sai Elisa, cioè, ci sono arrivati tanti messaggi in redazione per questa ragazzina. Uno mi ha colpito particolarmente, non mollate, ci hanno scritto, non mollate la notizia, non fate in modo che cada nel vuoto, seguitela sotto il profilo della cronaca, ma soprattutto sociale. E quindi mi sono sentita un po' investita, io, ma come tutti i nostri altri colleghi giornalisti, di questa funzione sociale anche del nostro mezzo, no? Di informazione. Quindi ti ringrazio e sicuramente ti annuncio che faremo un'altra pausa caffè virtuale come questa. Va bene, Elisa? Volentieri a disposizione, grazie a voi per il vostro lavoro di importante informazione. Grazie, buona giornata. A voi.